Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Six Strings Addicted. Oggi per i nostri videotest andremo a vedere il Dual Drive, che è un l'overdrive di Costalab, azienda italiana che produce completamente in Italia al 100%. E andremo a sentire un po' delle sonorità che possiamo tirare fuori da questo Dual Drive. Io l'ho trovato molto interessante, con belle sfumature e con un ottimo sound in tutte e due le modalità. Ma andiamo subito a vedere le specifiche. Andiamo a vedere i controlli sul pedale. Troviamo il volume, il tono, il drive e il more drive. Questo selettore ci consente di passare dalla modalità modern a quella vintage, ok? Quindi se è rossa è vintage, verde è modern. Il tasto switch per attivare la modalità more drive e il tasto bypass. L'alimentazione può essere un 9 o 12 volt, quindi può essere anche sovralimentato con un alimentatore da 12. Io in questo caso lo sto usando da 9. Andremo a fare il test con chitarre con humbucker, quindi sentiremo come suona con gli humbucker in stile Gibson, e poi con la mia fedele Stratocaster. Bene, andiamo a sentire i suoni del dual drive. Parto col suo overdrive, quindi luce blu vuol dire che il pedale è attivo. Come vedete, io adesso sto suonando molto piano, ma se spingo, l'overdrive è molto dinamico, quindi comprime poco e nella modalità vintage è cremoso, leggermente scuro. Vedete che se suono piano, questo è quasi un edge, è il suono che sta quasi per entrare nel crunch, ma basta spingere un po'. Ed andiamo nel crunch classico. Andiamo a sentire il tono come funziona. Se io chiudo il tono, il suono è bello cremoso, lo apriamo un po' fino a sentire aperto tutto cosa succede. Le armoniche vengono fuori in maniera decisa, resta comunque molto molto controllabile anche col tono tutto aperto. Non impasta nemmeno in arpeggi. Se suono piano, ora lo uso come piace a me, col tono a metà. Metto un po' di eco sotto per avere un po' di sfondo sonoro. Bene, se vado a sentire il volume, ho fatto già il match tra il mio clean e il crunch. Col drive a zero ho questo edge molto carino. È come se lui va a spingere sul mio canale pulito fino a ottenere questo suono quasi crunch. Molto bello. Infatti apro un po' i toni. Vedete che diventa davvero molto ultra dinamico questo drive. Andiamo a sentirlo a metà corsa. Tutto aperto. Bello. Vedete che ritorna sempre dinamicissimo, risponde a quello che
io suono, che è la cosa che io cerco poi negli overdrive e che consiglio di cercare. Cioè, l'overdrive deve mantenere costantemente la dinamica che voi gli date, che voi suoniate con le dita o col pleto. Se io volessi più drive, quindi mettiamo che c'ho un solo, io ho bisogno di passare, di avere un suono con un po' più di drive. Quindi ecco qua, ritmica. Solo. Il volume è comune a tutte e due, quindi ve lo faccio sentire ancora meglio se abbasso un po' il drive. E poi aggiungo more drive. Quindi il more drive non è che aggiunge drive a quello che abbiamo selezionato, perché vedete che adesso io il drive è a zero, ma lui è separato da questo controllo qua. Quindi è un'opzione, è proprio come se avessi un altro overdrive. Quindi controllo drive e controllo con più drive. Ok? Andiamo a sentire la modalità modern. Vedete che apre un po' più sulle medio-alte, mantiene sempre la sua caratteristica, che è di non comprimere troppo e di avere un suono comunque abbastanza cremoso, più cremoso nella parte vintage e un po' più moderno, infatti modern, quindi aperto sulle medio-alte, quando abbiamo la modalità verde accesa, quindi sul modern. Sono in drive, more drive. Abbasso more drive. Ecco qua, anche lui diventa quasi un boost che va a spingere sul canale pulito, portando il canale sull'edge del suono, quindi quasi nel crunch. Bene, andiamo a sentire un po' di suoni sulla Strato con i single coil e vediamo come risponde il dual drive con la Strato. Ora sono canale drive modalità vintage. Vedete che diventa quasi un clean. Rispecchia molto quello che è il pick-up che sto usando in quel momento. Pick-up al manico. Andiamo a sentirlo in modalità modern. Vedete che anche qui succede sempre la stessa cosa. Un po' più di frequenze medio-alte ci aiutano a venire fuori dal mix, ma a me piace molto la parte vintage. Modalità more drive modern. Ma anche se aggiungiamo quella punta più di drive, il suono non è mai troppo compresso ed è sempre morbido, mai acido.
vado in modalità vintage. E anche qui vedete, non impasta niente. Bene, ve lo faccio sentire in modalità boost con la strato. Modalità boost che può essere interessante usando il canale pulito, che è questo, portando il drive leggermente giù e tirando su il volume. Abbiamo questo che è il clean dell'ampli, togliamo l'Ecolab. Vedete, posso tirare anche un po' sul volume, succede questo. Quindi ho un filo più di volume sul canale clean e viene leggermente mandato in crunch, un crunch molto lieve, da questa modalità qua. Quindi drive a zero, possiamo aprire anche un po' il drive per sentire. Clean. Bene, le mie impressioni per quanto riguarda il dual drive della Costalab sono più che positive. Il feeling suonando sotto le dita, il suono resta cremoso, controllabile, non è mai compresso, lavora bene con chitarra, come avete sentito, con single coil, con humbucker. La possibilità di avere a disposizione questa gamma sonora, passando dal modern al vintage, dal drive, dal more drive, in tutte e due le modalità, è comoda perché rende questo pedale molto molto versatile. Il suono è sempre caldo, non affoga mai anche usando gli humbucker. La costruzione è davvero ottima, bello, solido. Abbiamo la possibilità di usare due voltaggi, quindi 9 e 12, in questo caso io l'ho usato a 9, voi potete provare e sentire anche le differenze con 12, che avrà sicuramente qualche un po' di headroom in più. Per il resto non posso che consigliarlo a chiunque voglia suonare rock, blues, oppure anche fusion, va benissimo, il pedale farà sempre quello che dite voi, ok, con le dita. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine della puntata, a me non resta che salutarvi, ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube, alla nostra pagina Facebook, mettere mi piace al video qui sotto e di spuntare la campanella se ancora non l'avete fatto, in modo che riceverete sempre le notifiche e resterete aggiornati su tutti i nostri video in uscita. Insomma, ci vediamo alla prossima, ok? Ciao ragazzi!